La cultura della legalità e la lotta alla mafia, i temi al centro dell'iniziativa dei giovani democratici leccesi che ha ospitato Giovanni Impastato, fratello di Peppino, che ha raccontato il percorso politico di inchieste e di denuncia del fratello, vittima e simbolo della lotta alle mafie, ucciso nel maggio del 1978. Dopo un'infanzia trascorsa felicemente ed un'adolescenza turbata dall'uccisione dello zio per una resa di conti tra clan, Peppino capì quale fosse il cammino da intraprendere. Ancora ragazzo viene cacciato da casa quando avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Lui, figlio di mafiosi, respinge con forza quella cultura ancestrale radicata in Sicilia, avvicinandosi ai valori di uguaglianza, legalità e giustizia sociale. Peppino comprese che l'unico modo per combattere la mafia fosse l'informazione. Infatti fondò un giornalino, promosse la nascita di una radio. Oggi il fratello Giovanni ricorda il suo esempio e soprattutto esorta i giovani a svegliarsi e a tenere gli occhi aperti contro l'illegalità. Siamo un po' integrati all'interno di un sistema illegale da tutti i punti di vista, e allora dobbiamo svegliarci, dobbiamo riprendere quei grandi valori di impegno sociale, di impegno civile che purtroppo si sono persi. E siccome Peppino Impastato esprimeva questi valori, io ho raccontato la sua storia in maniera molto semplice, molto lineare, dove ho visto che soprattutto i giovani erano molto attratti, molto. Allora, il messaggio di Peppino oggi è valido perché è un messaggio attuale, soprattutto per le nuove generazioni, ed è un messaggio molto educativo. E voi sapete